Sì, intanto abbiamo previsto l'accoglienza presso una struttura ricettiva delle persone che purtroppo abbiamo dovuto allontanare le proprie abitazioni per delle criticità che ci sono. Guardi, stiamo valutando perché dobbiamo ripristinare i servizi e quindi appena sarà possibile potranno rientrare nelle loro abitazioni. E stiamo provvedendo a fare un piano di recupero di queste criticità che si sono presentate. Le squadre stanno al lavoro per recuperare il deposito dei detriti che sono arrivati fino giù a valle dalle colline. C'è stato questo imprevisto meteorologico abbastanza pesante ieri, nonostante ci fosse un'allerta meteo gialla e comunque ci ha fatto preoccupare il dato positivo che non ci sono feriti, questo è l'unico dato positivo. Lavoreremo per ripristinare questi disagi e attivare un piano per queste problematiche idrogeologiche che insistono sulle nostre colline e sulle nostre montagne. Un primo sopralluogo per una verifica di quello che è successo, poi seguirà un sopralluogo tecnico per capire che tipo di interventi effettuare, una situazione che insomma, è stata sicuramente aggravata dagli incendi estivi e sarà necessario un intervento importante per la messa in sicurezza e il ripristino della normale viabilità di una zona molto importante in questa città. Il sopralluogo tecnico di lunedì decideremo che tipo di interventi di messa in sicurezza effettuare, oltre naturalmente alla dichiarazione dello stato di calamità. Sì, perché te non San Martino.